Italia i numeri dei reati contro l'ambiente crescono a dismisura, così come il fatturato dell'ecomafia che nel 2017 è cresciuto del 9,4%, raggiungendo quota 14,1 miliardi, ma aumentano anche gli arresti, registrando nel 2018 un più 139,5% di ordinanze di custodia cautelare rispetto all'anno precedente. Sono fondamentali i controlli e il monitoraggio del territorio per garantire una prevenzione efficace, come è stato ribadito a Pescara nel corso della prima delle due giornate promosse dall'ARTA per favorire un confronto proprio su questi temi e sulla legge 68 del 2015. Oltre 200 persone, tra personale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e delle forze di polizia specializzate nel contrasto degli ecoreati, hanno partecipato all'incontro ospitato dall'Aula Emilio Alessandrini del Palazzo di Giustizia. Tra i relatori, insieme al direttore generale dell'ARTA Francesco Chiavaroli, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara Massimiliano Serpi e il procuratore aggiunto Anna Rita Mantini, Mauro Catenacci, professore ordinario di diritto penale dell'Università degli Studi Roma 3 e Pasquale Fimiani, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione e coordinatore della Rete Nazionale delle Procure Generali nelle materie ambientali. La seconda giornata formativa è prevista per il 21 maggio. Dottor Chiavaroli, l'obiettivo di questa iniziativa è stato quello di favorire, in un'ottica di confronto e collaborazione, la condivisione di procedure e di modalità operative. È soddisfatto del la risposta che ha ricevuto e soprattutto cosa cambia anche attraverso corsi come questi? Grazie per la domanda. Ovviamente io personalmente sono molto gratificato e soddisfattissimo. Siamo qui ospitati dal Palazzo di Giustizia perché negli ultimi giorni abbiamo dovuto cambiare la sede dove era prevista l'iniziativa per il massiccio numero di adesioni che abbiamo ricevuto, soprattutto dalla parte delle forze dell'ordine che qui operano sul territorio, come la Guardia Costiera, i forestali, i carabinieri, un po' tutti quanti. Quindi molta soddisfazione e soprattutto, per rispondere alla sua domanda, per la seconda parte, siamo ormai nella rete delle ARPA nazionali, siamo all'interno della rete delle procure. Per me era molto importante che l'Abruzzo, la nostra regione, fosse all'interno di queste iniziative che hanno un carattere prettamente nazionale, quindi una rete nazionale e, sostengo io, una rete locale che ci mette in sinergia con le procure, con le forze dell'ordine e che permette ai nostri dipendenti di partecipare a questa attività. Dunque oggi era un'attività sugli ecoreati, diciamo tra virgolette, più piccoli ma non certo meno gravi, la cui sommatoria può provocare, dicevamo prima, impatti importantissimi sull'ambiente. Quindi grande rilevanza all'attività di tutti coloro che sul territorio contribuiscono a mantenere buono il nostro ambiente, quindi doppia veste, professionale e morale per chi partecipa alla tutela del nostro territorio. Ricordiamo che la Procura della Repubblica di Pescara ha avuto un ruolo importantissimo perché i PM Mantini e Bellelli hanno sostenuto la pubblica accusa nel processo sulla mega discarica di Bussi in Val Pescara. È operativo già da tempo un pool di magistrati che è impegnato nel contrasto di questi reati e a livello nazionale c'è una rete più ampia che si sta creando e che viene coordinata proprio dal dottor Fimiani. Innanzitutto, ecco, in qualche modo le volevo chiedere se quanto avvenuto a Bussi e poi il processo che si è concluso con la decisione, il pronunciamento della Cassazione, se ha rappresentato in qualche modo uno spartiacque a livello locale e nazionale. Ma io posso parlare per il livello nazionale perché da 15 anni sono in Cassazione e certamente, vivendo anche in Abruzzo come cittadino, ho vissuto questa vicenda. Come giurista che cosa posso dire? Intanto la rete ambientale nazionale risponde all'esigenza della uniformità dell'azione penale in materia ambientale, materia che è molto tecnica e quindi è necessario che tutte le procure cerchino di uniformarsi nella sua applicazione. Quindi abbiamo creato questa sorta di coordinamento nazionale, tutte le procure generali si parlano, in ogni distretto si crea una rete distrettuale locale
come è stata creata dall'Abruzzo e devo dire tra le prime regioni che ha creato la rete locale, tutte le reti nazionali locali si parlano a livello nazionale e la Procura Generale della Cassazione ha questo ruolo di coordinamento per le prassi, fermo restando ciascuno è autonomo per compiere le proprie indagini. La vicenda di Bussi, senza entrare nel merito, che cosa ci dice? Ci dice che è importante un controllo tempestivo, puntuale del territorio per evitare che vicende così importanti poi vengano alla luce a distanza di anni. Ormai è finita l'epoca in cui esplodono in modo quasi imprevisto le bombe ecologiche, si possono prevedere gli eventi, si possono controllare, ovviamente poi i controlli hanno un loro costo in termini di risorse economiche e in termini di personale, quindi chi ha queste responsabilità sa benissimo come deve destinare le risorse e come deve destinare gli uomini. E a quel punto si tratta di fare il controllo, il pubblico ministero non ha la funzione di un controllo amministrativo, ha la funzione di portare avanti le indagini, ma i fatti devono essere controllati da chi ha queste competenze. Quindi la prima cosa è controllare il territorio. Dottor Serpi, la Procura della Repubblica di Pescara ha avuto un ruolo molto importante per quanto riguarda il contrasto ai reati ambientali in Abruzzo. E al lavoro da molto tempo c'è un pool di magistrati. Come si sta svolgendo questa attività e soprattutto quali frutti ha dato? Sì, come ricordava lei, la vicenda riguardante l'indagine e poi il processo sulla discarica di Bussi è stato un momento importante per la consapevolezza della gravità dell'aggressione all'ambiente anche sul territorio abruzzese e a Pescara. Questo ha fatto sì che da tempo alla Procura di Pescara vi sia un gruppo di magistrati, sono 4 magistrati che tra i loro compiti hanno anche la gestione dei reati contro l'ambiente. Poi ci siamo anche dotati di una unità ambiente per il momento composta purtroppo solo da 2 unità, ma vorremmo implementarle, di ufficiali di polizia giudiziaria che sono dedicati sempre alla gestione di questo tipo di processi, perché l'esperienza da Bussi, ma l'esperienza ormai acquisita a livello nazionale, è che soltanto con la specializzazione sia delle polizie giudiziarie sia dei pubblici ministeri questi reati possono essere affrontati, dato che sono assolutamente difficili nella loro emersione, che spesso e volentieri riconduce a vicende annose da anni e poi si manifestano dopo molto tempo, e sono anche difficili nell'acquisizione della prova perché le competenze tecniche sono, credo, evidenti a tutti quando si tratta di diagnosticare inquinamenti profondi sottoterra, nelle acque e nell'aria. La legge 68 del 2015 in qualche modo agevola il vostro lavoro? Sì, è una legge che ha voluto essere una legge di sistema e in sostanza, in estrema sintesi, vuole sindere quelle che sono contravvenzioni, cioè condotte contro norme senza che si siano realizzati effettivi danni all'ambiente, e questo tipo di reati minori si cerca di, nella legge 68 del 2015 prevede la loro possibile composizione in sede amministrativa pagando una certa somma. E poi vi sono l'istituzione nel codice penale finalmente degli ecoreati, e cioè inquinamento ambientale e disastro ambientale, che sono i reati ovviamente di maggiore attenzione e sui quali ovviamente non è possibile una composizione amministrativa. Da questo punto di vista qui l'adeguamento costante e anche l'odierno corso di formazione è permettere che sul territorio le polizie giudiziarie e gli enti di vigilanza come ARTA siano in grado, uno, di governare e quindi in maniera deflattiva risolvere i reati minori, le contravvenzioni, due, di poter concentrarsi sui reati maggiori, gli ecodelitti, e quindi in un qualche modo il legislatore vuole che la macchina investigativa e repressiva abbia chiara questa distinzione e questo distinguo nell'impegnare le risorse.
Professor Catenacci, la legge 68 del 2015 in qualche modo ha rappresentato, come spiegava durante la sua relazione, una sorta di compromesso, quindi ha deluso le aspettative? Beh, in parte sì, come tutte le cose, a luce e ombre. Su alcuni punti, penso per esempio alla procedura di depenalizzazione in concreto degli illeciti contravvenzionali, una normativa che va nel senso giusto. Sugli ecodelitti, che sono stati così tanto celebrati, in realtà forse un pizzico di delusione ci deve essere, perché sono stati impostati in modo tale che il loro accertamento è francamente molto difficile. E quindi in questo senso credo che un convegno come questo possa aiutare un po' tutti anche a riflettere insieme a come interpretarli, a come applicarli, diciamo, nel modo più giusto possibile. In fin dei conti queste iniziative servono a questo. Però sicuramente ci si aspettava qualcosa di più. Per quanto riguarda il processo sulla mega discarica dei veleni di Bussi in Val Pescara, in qualche modo ha rappresentato poi alla luce anche degli esiti, poi primo grado fino alla Cassazione, ha rappresentato una sorta di spartiacque a livello nazionale? Eh sì, è uno dei grandi processi ambientali, penso a quello per l'amianto, penso a quello di Porto Marghera, in qualche misura anche alla vicenda di Taranto, che è ancora più complessa. Sono i processi storici in materia ambientale, però proprio l'esperienza che si è maturata in questi processi forse avrebbe dovuto indurre il legislatore, per esempio, a creare delle fattispecie in cui, anche a costo di qualche, diciamo, arretramento della soglia della punibilità, però l'accertamento fosse un po' più semplice. In realtà gli ecodelitti in particolare sembrano riproporre per intero i problemi che sono posti in fase di accertamento in questi processi che lei ha citato. Quindi il tema è proprio quello, però io credo che la riflessione oggi, insomma, sia a buon punto, ecco. Siamo tutti quanti, interpreti, professori, avvocati, magistrati, siamo impegnati in uno sforzo di interpretazione che credo che col tempo, ci vuole un po' di tempo, ecco, la riforma è giovane ancora. Certo, ci si aspettava di più, ma insomma ci stiamo lavorando. A confrontarsi con i relatori sono stati rappresentanti della Regione Abruzzo, carabinieri forestali del NOE, militari della Direzione Marittima e della Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia di Stato e corpi di Polizia Municipale di diversi comuni abruzzesi. Il corso di formazione è organizzato da Officina Ambiente, la scuola di formazione dell'Arta, in collaborazione con gli uffici del Pubblico Ministero del Distretto della Corte d'Appello dell'Aquila e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. Colonnello Giancarlo D'Amato, il comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Pescara. Siete costantemente impegnati nel controllo del territorio. In particolare, su cosa si focalizza la vostra attività? La nostra attività istituzionale, che è quella del controllo del territorio, in questo periodo si sta praticamente svolgendo sul monitoraggio dei corsi d'acqua per evitare gli inquinamenti delle acque superficiali della Regione Abruzzo. Noi lo facciamo in particolar modo per il territorio della provincia di Pescara su input della locale procura. E qual è la situazione in provincia di Pescara? La situazione, diciamo, che dagli anni passati non sembrerebbe essere peggiorata, almeno per quanto concerne i nostri controlli. È ovvio che ha bisogno di un costante impegno di monitoraggio, come appunto ci ha incaricati di fare la nostra procura. Spesso si parla di carenza di personale nel controllo del territorio. Per quanto riguarda il vostro gruppo, disponete sicuramente di personale altamente specializzato, ma è sufficiente a monitorare tutto il territorio provinciale? E purtroppo le lamentele ci sono sempre, tutti gli uffici pubblici oggi si lamentano della carenza di personale, però noi con l'organizzazione di eventuali gruppi specializzati riusciamo a contenere questa carenza, o meglio a fare in modo che non sia influente negativamente sui controlli che svolgiamo. Quindi cerchiamo di sopperire, ecco, con l'organizzazione dei controlli fatti appunto in maniera più organizzata, e quindi riusciamo a tenere testa alle necessità di monitoraggio
in questo caso, come ho detto, delle acque della nostra provincia. In che modo il cittadino può aiutare le forze dell'ordine nel controllo e nella prevenzione degli ecoreati? Sicuramente questo è vero, perché noi abbiamo una tradizione del controllo del territorio che si esplica anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Abbiamo sempre avuto rapporti con le associazioni di volontariato, abbiamo soprattutto il nostro numero di emergenza ambientale 1515 a cui tutta la cittadinanza si può rivolgere quando osserva dei problemi in campo ambientale. La tradizione vecchia ormai degli incendi boschivi era, come dire, un numero molto frequentato da questo punto di vista.